Il Conservatorio Gaetano Braga di Teramo è un'eccellenza abruzzese, statizzato dal 2015 con 400 allievi iscritti e 60 corsi attivi, è un'istituzione culturale tra le più prestigiose del territorio che in questi anni ha sofferto a causa di terremoti e debiti pregressi. Problemi sapientemente superati sotto la direzione del maestro Federico Paci, che passa il testimone a Tatiana Vratonic. È vero che è difficile fare un breve bilancio di 6 anni, ma insomma ci dica le tappe più importanti che lei ha percorso in questo periodo. Le tappe più importanti possiamo fare davvero l'inizio e la fine, cioè aver preso un'istituzione distrutta praticamente, cioè con debiti circa per 2 milioni di euro e pochissime iscrizioni, e dopo 6 anni abbiamo un'istituzione che ha oltre 400 allievi e praticamente azzerato i debiti. Questo proprio per dirvi il gap che c'è stato tra l'inizio e quello che è oggi il conservatorio. Naturalmente la statizzazione ha risolto molte cose e soprattutto ci ha dato forza per cominciare a ricostruire una nuova istituzione. Abbiamo salvato un pezzo di storia di questa città. Quest'anno abbiamo celebrato 125 anni dalla fondazione. Di questo sono davvero orgoglioso. Nella continuità, quale sarà il suo programma? La continuità senz'altro proiettata, diciamo, verso il futuro, verso una crescita, verso uno sviluppo, con diverse novità che introduceremo, diciamo, che introdurremo. La spina nel cuore del Conservatorio Braga resta però la sede Generazioni di Teramani del quartiere di Santa Maria Bitetto, sede storica del Braga. Sono cresciute al suono di quei strumenti che riempivano le strade intorno al bellissimo edificio di Piazza Verdi, inagibile purtroppo da tempo. Ma il presidente Lino Befacchia si dice certo che prima o poi si tornerà a casa. Sarebbe ora che questa bella istituzione tornasse a casa propria. Quella è casa. Ulisse ci ha impiegato 20 anni per tornare, 10 anni di peregrinazioni. Noi cercheremo di battere questo record. Dobbiamo fare ancora un piccolo step, che fra qualche tempo andremo alla sede di Corso San Giorgio, alla sede dell'INPS. Noi permuteremo temporaneamente questa con la sede, perché l'INPS intende raggruppare i suoi uffici in questo immobile. A brevissimo tempo, penso questione di giorni, ci sarà l'assegnazione in tempi concuri, non alle calende greche. Noi vedremo intanto il progetto esecutivo, la ipotesi costruttiva, e forse nel 2021 c'è la consegna dei lavori. Sarà per tutta la città, io penso, il caso di brindare. Sulla fine dei lavori molti non arriveranno, perché in Italia si incominciano i ponti e molte volte dopo 30 anni i ponti sono lì senza ingresso e senza uscite, come a Mosciano.